Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di disparità di fissazione, un concetto ancora teoricamente poco considerato e praticamente poco utilizzato, purtroppo. Sì, purtroppo perché clinicamente ci dà tantissime informazioni e ci consente di risolvere brillantemente un sacco di casi. Allora, innanzitutto la disparità di fissazione la potremmo definire come una condizione visiva in cui vengono stimolate aree retiniche non corrispondenti, quindi leggermente disparate, ma che comunque ricadono nell'area di Pannum, consentendo una visione binoculare singola. Il modello visivo più accreditato riguardo alla disparità di fissazione è quello di Ase, il quale non considera la disparità di fissazione solo come un disallineamento degli assi visivi in condizioni binoculari, ma come una condizione visiva che è in grado di influire anche marcatamente sull'efficienza visiva di un individuo, il quale poi ha improntato determinati o può improntare determinati adattamenti che si concretizzano con una modifica dell'area di Pannum, quindi con una modifica del suo stato di efficienza binoculare e di comfort. Se possiamo considerare la foria come una vergenza fusionale che porta la visione dallo stato di localizzazione tonica a quello di localizzazione su un target, possiamo considerare la disparità di fissazione come un mezzo che cerca di diminuire leggermente il carico di questo lavoro e quindi di agevolare il sistema fusionale, quindi aumentando lievemente il comfort della visione binoculare. È chiaro che se poi a questo punto la disparità di fissazione cresce enormemente in una qualsiasi direzione, diciamo non siamo più in una condizione normale e questo ruolo di cercare di ottenere più comfort, diciamo che diminuisce enormemente. Essendo possibile considerare la disparità di fissazione come un disallineamento degli assi visivi in condizioni binoculari, possiamo definire la disparità di fissazione come una foria associata, diversa dalla foria che siamo abituati a conoscere, la quale è una foria dissociata perché viene rivelata, viene valutata in condizioni di dissociazione della visione binoculare. Invece la disparità di fissazione no, è presente in condizioni pienamente binoculari. Quindi la foria associata rappresenta, diciamo, per via indiretta la disparità di fissazione stessa e può essere rilevata in diverse direzioni, in direzione ESO se gli assi visivi si incrociano leggermente prima del target, in direzione EXO se si incrociano dopo il target, in direzione iper se si incrociano sopra il target, in direzione ipo se si incrociano sotto il target. Dal punto di vista funzionale, la disparità di fissazione viene suddivisa in due categorie. La prima, in cui diciamo che la disparità segue la stessa direzione della vergenza tonica e porta piano piano ad una disparità di fusione. La seconda, in cui la continua disparità di fusione, accoppiata diciamo alla continua condizione visiva, al continuo stress visivo, comporta sempre ad un ingrandimento dell'area di Pannum e quindi ad una maggiore disparità stessa. A livello clinico, la valutazione della disparità di fissazione è importantissima in quanto sono strette le correlazioni fra la disparità di fissazione e la visione binoculare, e infatti la disparità di fissazione stessa ci offre delle informazioni riguardo lo status della visione binoculare. Stretto è il legame con l'astereopsi, infatti la disparità di fissazione più è alta e quindi più gli assi visivi si incrociano lontani dall'oroptero o insomma da dove si trova il target, e minore sarà l'astereopità, pertanto minore sarà l'astereopsi in un determinato individuo. Sono vari metodi per rilevare la disparità di fissazione e varie tecniche, insomma, abbiamo il disparometro oppure abbiamo metodi che ci consentono la rilevazione della foria associata, quali la Weston card, l'unità di Mallet, oppure abbiamo metodi quali il metodo ZAP oppure il metodo MKH di Ase,
oppure abbiamo il test delle induzioni forzate, oppure un test che ci consente di comprendere la soglia di disallineamento. Dunque, questo è tutto per questo primo video sulla disparità di fissazione. A questo ne seguiranno altri dove spiegheremo i vari test e le curve di disparità. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Al prossimo Opto Video, bella Opto Style!